la prima marcia mondiale per l'endometriosi in Italia, vede nello stesso pomeriggio del 13 marzo 2014 numerose donne, sostenute da familiari ed amici, sfilare per le strade della capitale, unite dalla lotta per il riconoscimento della malattia e la rivendicazione dei propri diritti. A guidare la manifestazione, un gruppo di 4 donne volontarie, capitanate da Lina Migliori, che per prima si è impegnata per la sua riuscita. Così, anno dopo anno, nella giornata mondiale dedicata all'endometriosi prevista per l'ultimo sabato di marzo, Roma si colora di giallo, colore simbolo della malattia, contando sempre più persone affiancate da associazioni e medici. L'impegno del Team Italy della Worldwide Endomarch e il lavoro costante delle associazioni hanno portato nel 2017 all'inserimento dell'endometriosi nei LEA, livelli essenziali di assistenza, rientrando di fatto nell'elenco delle malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione. Una risposta importante all'esigenza di 3 milioni di donne affette dalla patologia in Italia. L'endometriosi è una malattia che ad oggi non ha cura. L'unica arma di cui si dispone al fine di limitare i danni legati ad una diagnosi tardiva è quella della prevenzione, ed è per questo che il Team Italy si impegna in una campagna informativa non solo nel mese della consapevolezza sull'endometriosi, ma nell'arco di tutto l'anno. Dal 2014 è a fianco delle donne affette da endometriosi per sensibilizzare, informare e rivendicare i diritti di 3 milioni di donne in Italia.